Laila, che cosa ci fate qui? Stiamo cercando il tuo razzo. Non volevo barare col mio progetto. L'ho rimpicciolito per trasportarlo più facilmente. Sì, è stata la prof a farsi un'idea sbagliata. Sul serio? Non volevi presentare qualcosa di miniaturizzato? No, solo delle piantine con i colori dell'arcobaleno. Sono saltata alla conclusione senza tutti i dati. Scientificamente parlando, ho commesso un errore. Oh, ti chiedo scusa, Polly. Scuse accettate, Shani. Non vorrei interrompere questo momento di amicizia, ma se il razzo va nel compattatore, il carburante nel serbatoio farà... Badaboom! Prendiamolo! Grisel! Saltiamo i convenevoli e datemi subito il medaglione! Mangi questi avanzi! No! Oh! Oh! Così avete deciso di giocare sporco, eh? Fatevi questo tacco di martedì oggi che è venerdì! L'arma più micidiale. Vecchi calzini sudati che arrivano dallo spogliatoio maschile. Datemi il medaglione o vi riempio di calzini puzzolenti. No, no. Non sono solo vecchi putridi e letali, ma anche spaiati. Questo è un vero e proprio incubo. Potere mini palli. Gwen, seguile! Ci sto provando, Didi! Shani, la preside delle medie di Scantville ha postato online una foto in cui ci sono lei e i suoi bravi allievi e io voglio postarne una per avere più like. Ecco per... Beh, sì, per una questione di lavoro che interessa ai docenti. Quei barattoli per la colletta alimentare sono lo sfondo perfetto per il selfie. Questo intende... devo essere sincera. Vede, preside mondo, il problema di questi barattoli è che... Cos'è stato? Mi scusi, la colpa è mia. Ho un po' di singhiozzo. Già, vedo. E adesso scatto qualche... No! Hai il singhiozzo e anche un attacco di sbadataggine, a quanto pare. Penso che avrai una giornata molto difficile, Shani. Avanti! Sistema le scatolette che sono cadute. Polly, Nicholas! Siamo qui! Potere Mega Polly! Adesso smettiamola di giocare. Dobbiamo concentrarci sulla colletta alimentare, abbiamo poche ore. Hai ragione, quello che voglio è rendermi utile e rifornire di cibo la mensa dei poveri. Anche Capitan Spauracchio donerà una delle sue scatolette. Qui è tutto pronto, spero che Laila abbia sparso la voce in giro. Sicuro, Laila è un asso. Nessuno diffonde le notizie come lei. Ricordi quando ho preso il voto più alto in matematica? Alla fine della giornata lo sapevano tutti a scuola. Woohoo! Non sono affatto preoccupato, ma... Dov'è finita Laila? Penso che stia pubblicizzando il grande evento. Già, ma dove si è cacciata? Non ha risposto a nessun messaggio. Davvero? Questo non è da lei. Strano. Ai miei risponde anche quando non glieli mando. Questa giacca! Oh, per tutti i vestiti a pua della terra! Ti giuro, non ci posso credere! Ogni suo abbinamento è perfetto! È la stilista migliore che ci sia. Devo farmi notare da lei. È ora di darsi una mossa! Che ne dici, Bonita? Pensi che potrò diventare la prossima Blair Delaware? Bene, tutti pronti? E... azione! Oh! Provo ad azzardare un'ipotesi. Secondo me bisognerà rifare la scena. Che cavolo sta combinando là sopra? Ah,
Ah, non finiremo mai il video se Pierce rimane in casa. Non riusciamo a farlo uscire. Non uscire è il suo passatempo preferito. Mi è appena venuta un'idea. Ehi, Pierce, ho un biglietto per la giornata del gelato al Big Bomba. A te piace il gelato? Continua, ti ascolto. E non ti ho detto che ci puoi mettere sopra tutto quello che vuoi senza limiti? C'è anche la fontana di cioccolato? Certo, devi solo uscire di casa, presentarti in quel locale e farti dare il tuo bel gelatone gratis. No, grazie. Come? Ma perché no? Perché non posso lasciare la casa, sorellina. Sarebbe un comportamento da irresponsabile. Naturalmente tu sei troppo piccola per capire. Ecco perché mamma e papà hanno chiesto a me di sorvegliarti. Adesso, se non ti dispiace, mi guarderò un po' di TV. Hai visto anche tu? C'era un enorme ragno sul divano. Dove è andato? Cercalo! Prendilo! Oh, che paura! Era una bestia gigantesca! Non immaginavo che si spaventasse così facilmente. Vado un attimo da Shani. Va bene, ma non combinare guai oppure non ti mettere nei guai. D'accordo. E adesso passiamo alle notizie sportive. Di nuovo. C'è qualcuno? Che sta succedendo? Mi si stanno rizzando i peli della nuca. Potere mega Polly! Polly, sei stata grande! Finalmente! Ora possiamo girare il video. Tu che cosa ne dici, regista? Sì, andiamo! E azione! E ora che succede? Dovreste venire a vedere. È Patty la scacciaspiriti. È la più grande esperta di paranormale della zona. Gira voce che abbia risolto il 100% dei casi di fenomeni anomali in questa città. E l'ha fatto non rispettando il 100% delle regole dell'eleganza. Ma che cosa ci fa qui e per quale motivo sta parlando con Pierce? E così non ha né voglia né tempo per insegnare a me, ma ne ha e come per stare insieme a quei ragazzi. Dovremmo... Ci puoi scommettere. Potere mega Polly! E io allora gli ho detto, quelle lì non sono ciambelle, sono le ruote del mio skateboard! Pierce! Oh no! Conosci quelle imbranatelle? Vattene, Polly, è un posto solo per veri skater! Sul serio, mi mandi via, fratellino? Ah, quella è tua sorella! E voi fate le cose insieme, capito, gente? Pierce esce con una, peccato che sia la sua sorellina! Ferme lì, ragazzine. Qui possono allenarsi soltanto gli skater più bravi. Noi siamo abbastanza bravi. La giovane nanerottola si considera quasi una campionessa. Ha! Meglio che usiate la rampa per i bambini. È più adatta alla vostra microaltezza. Buona questa! Questo sport in genere è simpatico. Peccato che quel tipo lo sia un milione di volte meno di quanto pensi. Anzi, è veramente antipatico. Anche noi abbiamo il diritto di allenarci. Non solo noi, anche lui, direi. Bravo, ottime mosse. Grazie. Io sono Polly e loro le mie amiche, Laila e Shani. Piacere di conoscervi, io sono Amal. Perché non ti alleni nella pista grande? Sei forte! Intendi quella di Devin? Ma figurati, non mi lascio neanche avvicinare. Non è giusto, quell'area del parco dovrebbe essere di tutti. Spiegalo a lui se ci riesci. Sì, lo farò. Riprendiamoci il nostro spazio. Vi auguro buona fortuna, perché immagino che ne avrete molto bisogno. Ehi, aspettatemi! Devin! Vogliamo che lasci che Amal e tutti gli altri bambini si allenino su questa pista.
Scordatevelo. Gli imbranati qui non li vogliamo. Prendete Pierce. Il ragazzo ha dimostrato di essere bravo ed è entrato nel mio gruppo. E per non essere sbattuti fuori, bisogna fare quello che dico io. Vero, amico? Se lui ha dimostrato di essere in gamba, posso farlo anch'io. E anche loro, ovviamente. Non esiste, è impossibile che la nana sia al nostro livello. Vuoi scommettere? Oh? Organizziamo una